sono arrivati? Sì, beh, sinceramente tre punti sì, ma li abbiamo avuti facendo una partita veramente splendida, e ma sotto, non tanto dal punto di vista del gioco, che io conosco poco, ma che invece conosco un atteggiamento e dei ragazzi straordinari in un momento difficile dopo la partita di domenica, pur fatta anche bene ma perdendo, sappiamo cosa voleva dire per, il nostro, per la nostra gente, e vedere questi ragazzi e probabilmente anche il sottoscritto reagire così, credo che sia una delle più belle cose che potevano fare. Non era facile dopo la sconfitta nel derby di Catanzaro, il Cosenza aveva giocato molto bene il primo tempo, è uscito sconfitto, la Regina che veniva da una serie di risultati positivi, difesa reinventata, Carriere non giocava da anni, e il Serpieri che è entrato della Lazio a giocare con l'infortunio, senza Zanini, Corsi che è stato molto bravo a passa a destra. Insomma, diciamo che è un Cosenza ritrovato, determinato, grintoso, voglioso della vittoria. Sì, queste sono le armi, che le uniche armi che possono portarci a questa benedetta salvezza per rilanciare il calcio a Cosenza. Ecco perché rispetto moltissimo le critiche di ognuno quando facciamo delle cose che non sono giuste, ma l'intendimento di tutti deve essere quello di portare questa società, questi colori alla salvezza, per poi programmare un futuro migliore. E solo con la salvezza si può programmare, e dunque noi dobbiamo sempre lavorare pensando a questo. L'individualismo non può essere una cosa positiva né dentro il campo da noi e né fuori, e dunque se stiamo tutti uniti centreremo questa salvezza. Primo tempo a senso unico, Regina completamente assente dal campo, anche forse merito soprattutto del Cosenza. Sì, ma ho appena detto prima che la verità è che qualcuno mi diceva che di solito magari facevamo bene un tempo o il primo o il secondo, no? Però nel calcio la verità è che 90 minuti non detta legge nessuno. In questo campionato ieri sera Salernitana Foggia, al primo tempo il Foggia ha straripato contro una squadra fortissima come Salernitana, secondo tempo il contrario, dunque 90 minuti non si domina nessuno, ma quello che per me è veramente la più grande soddisfazione è vedere ragazzi che magari non giocano da tanto tempo, li metti in un ruolo diverso, entra un ragazzo della Berretti, vedere questo mi dà grande orgoglio. E mister, la squadra ha giocato anche per Roselli? Non credo, ma io non ho mai, no, perché qualcuno qui ha vociferato qualcosina, ma le realtà sono diverse, questo lavoro che stiamo facendo è un lavoro importante, è normale che, come ho detto ieri, ci sono delle problematiche che io rispetto, un pochino di mettere qualche bastone in mezzo alle ruote magari, però chi fa questo mestiere come me da tantissimi anni, onestamente quello non è il problema è come motivare, come allenare, come fare in modo che questi ragazzi rendano al massimo pur facendo degli errori. Mister, oggi si è avuta la conferma che questo Cosenza è un gruppo valido, cioè non si vince solo con De Angelis, non si vince con Cateri, Kenda, e spesso fa una bella gara, i giovani Chirì, c'è veramente un gruppo sul quale lei può contare. Sono sincero, lo stiamo costruendo. A me non era mai capitato di avere problemi, di gestione così eclatanti, ma non perché uno si comporta male o meno bene, ma che magari abituati a un sistema, a un comportamento molto individuale, che non è tecnico o tattico, ma è personale. Nei gruppi soltanto se uno pensa anche per il compagno e dà la mano al compagno si può raggiungere un obiettivo, e onestamente qui ho trovato una situazione un pochino da questo lato problematica, ci sto mettendo un po' di più del solito, ma di solito ci sono riuscito e ci riuscirò anche questa volta. L'unica partita forse che... L'unica partita sulla quale abbiamo un po' da recriminare forse la partita di aprile con la Roma, poi è stato un Cosenza secondo me perfetto per la missione, Cosenza che dimostra secondo me di essere tecnicamente ed efficacemente superiore agli avversari, e in maniera intelligente ha preso punti contro chiunque, contro la Casertana, la Salernitana, e a Catanzaro forse poteva anche fare punti in più. Dopo la luna di miele con Cosenza e con la squadra iniziale, ora si entra nel vivo, come si può dire, sì, no, però, fiducioso? Certo, no, ma io lo ero anche nei momenti più difficile che anche adesso, perché non abbiamo raggiunto nessun obiettivo e è stata una grande partita, però la cosa importante è che stiamo dando seguito a delle partite con grande intensità, magari con qualche punto in meno. È per questo che io
ragiono sulla prestazione, non tanto sui semplici risultati, che è troppo facile, come qualcuno dopo la partita c'è sempre qualcosa di sbagliato quando le cose non vanno bene, ma io invece lo devo valutare anche come oggi, che abbiamo fatto una grande partita, ma sicuramente la rivedrò e vedrò tanti difetti da correggere. Vista la Regina, come l'ha vista? Ma la Regina è una squadra di bassa classifica, come lo siamo noi, come lo sono 10 o 12 squadre, questa è la verità. E l'ho appena detto ieri che non è la stessa cosa fare grandi partite contro Salernitana, Benevento, Foggia, Lecce, eccetera, eccetera, perché contro queste squadre, pur facendo una grande partita, si può perdere. E questo mi auguro che sia anche per voi, diciamo, la lettura, perché se fate diversa sarebbe un calcio visto in modo troppo diverso, che non è giusto, ripeto, con le critiche giuste, ma noi dobbiamo sempre pensare contro chi giochiamo. La Regina è una squadra come la nostra e quando noi giochiamo al top, loro un po' meno, facciamo molto bene. Serpire chi dica un buon debutto, forse visti anche in chiave per le mancanze, in chiave sia Coppa Italia che per la prossima, perché mancherà Corsi squalificato. Sì, diciamo che io mi sono specializzato da qualche anno a diciamo tipo, ragazzi fantastici come Zanini ed altri pescati in primavera 3 o 4 anni fa, come avere un 97-98, no? In un gruppo non è un giocatore che cambia l'andamento della gara, no? Dunque va benissimo così, hanno giocato qualcuno fuori ruolo, qualcuno come Chidichimo che è l'esordio di campionato. Ho già detto prima che la mia sfortuna quest'anno qui a Cosenza è non avere dei ragazzi che giocano in Beretti pronti per fare una parte di partita, perché non ho mai avuto paura a fare questo e difatti mi hanno sempre premiato. Grazie. Bene, Gianni. Grazie a voi.